Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video appartenente a un nuovo format che ho deciso di portare sul canale. Questa tipologia di video che se vi piacciono potrò portare con più frequenza consisteranno in pratica nell'andare a cercare su Google Immagini un qualsiasi argomento a tema Pokémon. Nel caso di questo primo episodio parlo dei meme riguardanti i Pokémon, ma qui nei commenti consigliatemene tanti altri se volete, e per i prossimi video andrò a fare delle reazioni a ciò che troverò sull'internet. Webs. E quindi ragazzi, sono qui su Google Immagini per andare a cercare best Pokémon memes. Ho già cercato e ho visto due cose che non stanno né in cielo né in terra. So dove sei e non puoi guidare la tua bici lì. Giustamente ragazzi, sappiamo tutti il Professor Oak che nonostante abiti a Biancaviglia riesce ad intercettarci fino alla Mandonia quando proviamo a utilizzare la bicicletta nel centro Pokémon. Questo è uno dei più classici, tipo una delle più grandi fonti di ironia della storia del mondo Pokémon. Il Professor Oak, tipo ci sono un botto di immagini a riguardo, ne ho viste anche altre, tipo Professor Oak dietro i cespugli, roba orribile, tipo oddio, non ci avevo mai pensato. È stato creato per assomigliare uno spaventapasseri e debole contro i tipi volante. Cazzo, è vero raga, questo è assurdo. Questa non la sapevo. Questa non la sapevo, è spettacolare. Cazzo, che merda Game Freak, veramente che disastro. Ok, perfetto. Praticamente questo qua si è pronominato il suo Bulbasaur shit, e che vuol dire, sappiamo tutti cosa vuol dire. Vuol dire cose poco family friendly. E tipo, ok, grazie. Questa potevamo risparmiarcela volendo. E qui ragazzi abbiamo un campione del rimorchio. Incontra le ragazze nella foresta, uccidi il loro animaletto, rubale i soldi e si prende pure il numero di telefono. Signori miei, Gold è stato il primo paladino del rimorchio efficace. Il famoso detto: se vuoi avere una donna trattala male, con Gold funziona alla perfezione. Con questo sguardo veramente... Cazzo. Cos'è? Yamcha contro Snorlax. Snorlax usa riposo e schiaccia Yamcha malissimo. Questo qua, tra l'altro, quella di Yamcha dovrebbe essere la battaglia contro Nappa e Vegeta. Ma perché? Ecco, e qui potremmo farci un grandissimo discorso, ragazzi, effettivamente. Craftata, come si dice craftata in italiano? Che cazzo ne so. Medicina Pokémon creata scientificamente ti dà 20 HP. Una bottiglia d'acqua te ne dà 50. Quindi, ragazzi, ricordatevi, antivaccinisti, perché come potete vedere l'acqua è molto più forte delle cose fatte dalla scienza, quindi mi raccomando, non vaccinate i vostri figli e bevete acqua che sicuramente guarirete. Il mondo Pokémon è una merda. Ti dice di utilizzare Pokémon di tipi diversi, 4 dei migliori allenatori nel mondo non lo usano, ovviamente si riferisce ai Super 4, effettivamente questo meme non ha tutti i torti. Ogni volta che si andava a portare il Pokédex da Occhio mi ricordo, devi catturare, prova a catturare Pokémon di diversi tipi, poi vai in giro per la regione e i migliori hanno tutti i Pokémon di tipo elettro, tutti i Pokémon di tipo fuoco, tutti i Pokémon di tipo acqua, e allora siete tutti stronzi però anche. Questi raga li adoro, questi li adoro, è Voltorb, no! Oh, è un Jigglypuff visto da sopra. Io questi li adoro, ve lo giuro. Sono tra i miei meme preferiti quelli del Who's That Pokémon, che poi vengono totalmente uccisi. Questi li adoro, sono bellissimi, vi giuro. Ecco, un altro dei paradossi più incredibili del mondo Pokémon. Ho speso la mia intera vita facendo ricerche sui Pokémon. Prendi il mio Pokédex, è vuoto. Cioè, uno scienziato comunque, ragazzi, di inestimabile livello, Nobel per la scienza 15-16 volte. Caro mio, se volevi un giovane sottopagato, bastava dirlo, non c'era bisogno che ti facessi credere. Questo è bellissimo. Perché questo Pokédex è vuoto se stai studiando i Pokémon per la tua idea? Perché il Pokédex è vuoto se hai studiato i Pokémon per la tua intera vita? E gli tiro uno schiaffo. Qual è il nome di mio nipote? Questo, raga, questo è spettacolare. Tra l'altro poi, in teoria dovrebbe esserci rosso e non asce, però sti gran cazzi fa comunque ridere. Questo mi è piaciuto davvero tanto, devo ammetterlo. Questo è il migliore, questo è fisso. I Pokémon possono dire solo il loro nome? Oppure è l'unica cosa che sanno dire e di conseguenza è il loro nome? Voi non ci avete mai pensato, ecco perché.
che siete egoisti, pensate solo a voi stessi e non ai problemi. Io tanto mi sento ridicolo a fare certe cose, però... Ecco, questo sono tipo io circa con 37 di febbre, una roba del genere. La mia famiglia e i miei amici che tentano di farmi uscire da casa, tipo no, non fatelo, io rimango lì, voglio dormire come Snorlax fino alle 13 e mezza del giorno dopo voglio dormire, mannaggia a voi. Guarda che povero Snorlax, raga, hashtag pray for Snorlax nei commenti, perché ragazzi non si può più andare avanti con queste ingiustizie nel mondo. Ok, no, aspettate, voglio provare a farla sta cosa. Ok, perfetto. Ok. E cose bellissime. Ragazzi, questi meme molto family friendly comunque, cioè nel senso. È brutto perché tipo un botto di meme sono su Pokémon Go, però non avendo mai giocato Pokémon Go probabilmente non li capisco neanche, tipo ok, va bene, però io non li ho giocati sti giochi, quindi non sono in grado di giudicare, capito? Oddio, anche questa è una bellissima fuga nella Russia sovietica e Pikachu che cattura te. Questo è spettacolare, raga, i meme sulla Russia sovietica sono bellissimi, fuso con i Pokémon ancora più bello. Praticamente questi meme qua si dice, nella Russia sovietica tipo è il cavallo che cavalca te, tipo cose inverse, tipo sono terrificanti, però fanno ridere. Io, raga, rido per stronzate, dovete capire. Consigliatemene altre, vi prego, perché veramente... Ecco, tipo, questa invece è la classica immagine che una persona ha di un fan Pokémon. Ragazza, non conosco questo Pokémon, come se tipo, una persona che gioca a Pokémon non possa cuccare. Cioè, poi, però, vabbè, lasciamo perdere. Ok, questo su Pokémon Go lo capisco. Aspettative, viaggerò attraverso tutte le terre cercando i Pokémon in lungo e in largo, e poi la verità è che non vanno i server e che il gioco fa cagare, perché raga, parliamoci, io ci ho giocato mezz'ora e volevo amputarmi le palle. E non è una cosa bella. Ok ragazzi, questo video era una prova per vedere se questo format vi può piacere. Se così vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento consigliandomi se volete altre cose da cercare su Google Immagini. E nulla, vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a passare dai social qui sotto in descrizione e a premere la campanella per ricevere sempre i feed dei video. Detto ciò ragazzi, io spero per l'appunto che vi sia piaciuto questo format. Fatemelo sapere con un like. Se ne raggiungiamo almeno 250, potrei pensare di portarvi un altro video a riguardo. E nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video.